Oh, finalmente, avete, chi ha messo zzz, che si dormiva? In realtà non stavamo dormendo, ma stavamo organizzando la situazione e quindi adesso siamo live, ci sono al momento 16 persone, adesso chiudo la mia live sull'altro schermo perché sennò dà fastidio, infatti eccoci qua, perfetto, benissimo. Buonasera a tutti, stasera con me Franca da Criscio, buonasera Franca. Buonasera, buonasera a Bene, tutti. poi il dottore, ora ti si può chiamare dottore, lo psico, no, psicologo no, perché ancora non sei psicologo, come lo sei dottore? Quindi il In dottore, itinere, in itinere. esatto, di dire, Massimiliano Maresca, e poi fra circa una decina di minuti entrerà anche Giuseppe Capuozzo, perché ha avuto, diciamo, un discorso di lavoro e quindi ritarderà un pochettino, ma arriverà. Bene, buonasera a tutti. Sì, è live, Enza è totalmente live, siamo dal vivo. Allora, già ci sono 36 persone, mi dice qui la dashboard. Bene, perfetto, stasera parleremo del caso di Erba. Io ho notato che anche durante l'anteprima del video di YouTube, molti hanno commentato sotto, ma dire, ciao, ciao, grazie, ma di cosa parlate? Si sa che sono assolutamente colpevoli, sono colpevoli, la giustizia non può aver sbagliato, eccetera. Allora, premetto una cosa, che la giustizia, dal mio punto di vista, può avere sbagliato. Infatti Giuseppe Capozzo è arrivato in questo momento. Ciao Giuseppe, Mi buonasera. senti bene? Sì, perfettamente, Ok, ciao. saluto tutti i presenti, Franca da Criscio e anche il Maresca, dottor Dottor Maresca. Grazie Giuseppe, E buona serata. a te, Bene, grazie. Angelo, Ciao, naturalmente. buonasera Giuseppe. Poi approfondiremo anche il discorso di ieri, va bene? Perché ieri ci siamo capiti un po' male, ma insomma, almeno avevo capito male io. Allora, niente, parleremo di Erba e come vi dicevo, non è detto che la giustizia vada sempre bene. Io non sono nessuno per poter giudicare il lavoro degli altri, però posso avere un minimo dubbio e esternarlo al mondo, visto che sono non offendo nessuno. Quindi, per molti, Olindo e Rosa sono colpevoli. Dal mio punto di vista, non sono colpevole. Non sono colpevole, lo dico chiaramente. Secondo me, non sono stati loro. Dirò una bugia, dirò una mischerata, dirò una fandonia. Possibile, io esprimo solo il mio parere. Presumo che anche gli ospiti che sono qui con me stasera siano della mia stessa idea. Però ne parliamo. Potete fare delle domande, vi risponderanno. Ora è arrivato anche Giuseppe, che non mi sono dimenticato di dire, mi perdonerà, il titolare di YouTuber Spazio Tempo Channel, che è il suo canale YouTube, che è dove potete iscrivere. E quindi niente, iniziamo il dibattito. Se avete domande scrivetele, intanto noi cominciamo. Franca, allora tu hai qualcosa da chiedere a questi due signori? Io li voglio definire così, naturalmente sono miei amici, per questo mi permetto di chiamarli in questo modo. Prego. Le domande ce ne sono tante. Comincio dalla prima, che è quella semplice, semplice, che probabilmente si sono fatti in tanti. Se Olindo Romano e Rosa Bazzi fossero innocenti, perché secondo voi hanno confessato? Chi parte? Vabbè, uno e due, dai, non c'è. Vai. Vabbè, io volevo fare una premessa. Allora, io non sono un criminologo, non sono un criminalista, sono solo un appassionato di criminologia. Dopo la laurea ho fatto un po' di corsi di scienze forensi e quindi ho approfondito un po' la materia, ma comunque rimango sempre, come diceva il buon Mengacci nella sua trasmissione, vi ricordate tanti anni fa, che io non sono un cuoco, ma sono un uomo che cucina. Quindi io non sono un criminologo, ma sono un appassionato che ha delle convinzioni, non solo sul caso di Erba, ma su tanti altri casi, e per cui, avendo il diritto di, come dire, di dire la mia, come dice anche la Costituzione, io sono assolutamente convinto che Rosa e Olindo non sono colpevoli. E poi, come diceva Angelo, non è il primo caso giudiziario in tutta la storia diciamo, giudiziaria, scusate la parola ridondante, giudiziaria in Italia. Ricordiamoci negli anni 30 il famoso Giro Limoni, no? Che era stato accusato di
delitti efferati nei confronti di bambine, anzi non solo, violentate e uccise. Poi alla fine è stato scagionato, ma poi è rimasto Girolimoni per tutta la vita. Anzi, ormai la frase, la parola "sei un Girolimoni" è rimasto diciamo, nella quotidianità. Allora, io sono convinto, io ho approfondito questo caso anche perché una parte importante di questo caso, che è la parte che interessa più a me, non tanto il lato criminologico o criminalistico, ma mi è interessato capire sia la memoria del testimone, quindi il testimone chiave Mario Frigerio, come ha funzionato, se ha funzionato e perché non ha funzionato, al netto degli audio che stanno entrando adesso in questo momento a gamba tesa, ha detto Olindo, l'ha detto prima del 15, dopo del 15. Poco importa, c'è una sequenza di audio che fanno capire che Frigerio ha avuto comunque dei problemi, no? Avendo respirato il monossido di carbonio. Ma dopo ho degli stralci che vi leggerò, che ho tirato fuori da un blog di un professore che si occupa di neuroscienze, come esattamente Pierluigi Strata, che dice il perché. Il povero Frigerio non poteva essere ammesso come testimone attendibile. E qui parliamo di scienza, non parliamo di l'audio, mica l'audio, l'ha detto prima, l'ha detto dopo, forse dice Olindo, forse dice Orrendo, forse no, parliamo di scienza, ok? E le scienze investigative a un certo punto non possono mettersi totalmente contro la scienza, no? E questo è il lato della memoria del testimone, quindi come funziona la memoria di un essere umano. E per questo motivo Frigerio non poteva essere ammesso ad essere il testimone chiave. Tenete presente che allora, i pilastri di questa accusa sono tre elementi: la testimonianza di Frigerio, le confessioni di Olinda Rosa e la famosa macchia, che non si capisce bene come è stata repertata, se è stata repertata bene, non è stata repertata dai RIS, è stata repertata dai carabinieri di Como, illumino, non illumino. Quindi diciamo che volendo smontare, diciamo, la testimonianza del Frigerio e le confessioni dal punto di vista scientifico si può anche. Per quanto riguarda la macchia, non mi ci addentro perché diciamo che adesso è un rimpallo di responsabilità, c'era, non era una macchia, era una macchia, era solo del materiale, c'era del DNA della signora Cherubini, non era una macchia di sangue. Comunque, alla fine, non è che solo con questa macchia di sangue si poteva incastrare Olindo Romano nello specifico perché era la sua macchia. Quindi, detto questo è il cappello che faccio io, poi dopo entreremo un pochino più nel dettaglio, sia per quanto riguarda le confessioni di Olindo Rosa, sia per quanto riguarda la memoria del testimone del signor Frigerio. Adesso lascio la parola a Giuseppe per corroborare, insomma, alla fine quello che è il mio cappello, no? Introduttivo. Ok, grazie Maresca. Io sono qua anche per ricordare, come hai detto tu, che gli errori giudiziari in Italia sono tanti e sono troppi. E questo non tutti lo sottolineano, ma molto spesso io sento dire, anche in televisione, da opinionisti di un certo spessore, che questa sentenza definitiva dell'ottobre 2011, sentenza di Cassazione per il caso di Rosa e Olindo, per la strage di Erba, e dicono ci sono 30-32 giudici che si sono convinti e c'è una sentenza, ma perché discutere ancora? Beh, io voglio ricordare, come diceva Maresca, che ci sono anche casi più recenti di errori giudiziari clamorosi. Ad esempio, il caso di Beniamino Zuncheddu, 33 anni di carcere, signori, e con sentenza definitiva in Cassazione. Il caso Zuncheddu non è stato fatto
facile da risolvere. Anche lui ha avuto un'istanza di revisione che fu respinta, addirittura, se non erro. Poi hanno fatto ricorsi su ricorsi e hanno ottenuto poi pochi mesi fa la clamorosa sentenza di assoluzione. E poi ricordiamo anche il caso di Giuseppe Gullotta, 22 anni di carcere per l'omicidio di due carabinieri ad Alcamo nel 1976, mi sembra, del 1976. Sono casi eclatanti che hanno avuto anche cifre a 6 zeri di risarcimento, cioè, quindi non stiamo parlando di casi impossibili. Quindi anche per il caso di Rose Olindo ci potremmo trovare di fronte a un errore giudiziario clamoroso. Perché succede questo? Perché a volte le sentenze ci si innamora delle tesi di accusa e non si riesce a fare dei passi indietro. In questo caso, secondo me, è il tipico caso di condanna che non è al di là di ogni ragionevole dubbio, perché i dubbi ci sono, gli errori di percorso credo che siano evidenti. Poi dobbiamo anche dire che ovviamente c'è una sentenza di Cassazione passata in giudicato, e quindi bisogna vedere che cos'è la revisione. Non tutti lo sanno. Io ripeto, sento giudizi anche da persone esperte o comunque che dovrebbero essere informati su questi casi, eppure si dice: ma com'è possibile? Non c'è errore, hanno confessato, la loro confessione è piena di dettagli. È vero che è piena di dettagli, ma dettagli sbagliati però, cioè, questo non lo dicono. Cioè, io continuo a sentire è una confessione piena di dettagli che solo le persone presenti potevano sapere, ma quei dettagli contengono 200 e più errori. Per quanto riguarda la confessione di Olindo, per quanto riguarda la confessione di Rosa, gli errori non si contano neanche, è difficile contarli, talmente che sono numerosi. Quindi di che dettagli parliamo? È chiaro che questa confessione è una confessione anche di fantasia, perché noi ricordiamo che Rosa ha confessato anche una violenza sessuale ed era piena di dettagli. Quella violenza sessuale è un reato che non è, prima di tutto non è stato mai denunciato, ma poi non è stato mai dimostrato, per cui dobbiamo credere o non dobbiamo credere a questa confessione? E quindi se dobbiamo credere, dobbiamo credere in tutto quello che hanno detto, ma hanno detto una marea di cose inesatte. Quindi anche la confessione, che è uno dei pilastri su cui si è retta la sentenza di colpevolezza, è un pilastro debole, a mio avviso. Per quanto riguarda poi la testimonianza di Mario Frigerio, credo che ci siamo di fronte a una persona che all'epoca non poteva essere attendibile, però dobbiamo anche dire che in fase processuale è stato giudicato attendibile, quindi sarà molto difficile scardinare questa testimonianza, che in tutti e tre i gradi di giudizio ha retto ed è stata considerata attendibile. Adesso ci troviamo di fronte a una richiesta di revisione che è stata giudicata ammissibile. Anche su questo io sento dei pareri che veramente mancano anche di onestà intellettuale molto spesso, perché ho sentito dire è una concessione, era un atto dovuto, ma vedrete che verrà subito bocciata, vedrete che la difesa non avrà modo di dimostrare perché verrà subito respinta. Non è vero. Allora, la revisione di un processo è un mezzo straordinario di imputazione, disciplinati dagli articoli 629 della procedura penale, con cui si cerca di incidere sull'irrevocabilità del giudicato penale. Quindi, nel momento in cui viene presentata una richiesta di revisione, i giudici della Corte d'Appello hanno il loro tempo di leggere le carte e di respingerla. In questo caso non l'hanno fatto. Perché non l'hanno fatto? Perché comunque evidentemente quelle carte contenevano degli elementi fondanti, non erano infondati, perché potevano benissimo respingerla, non fare proprio l'udienza. Poi dobbiamo tenere presente di chi può fare richiesta di revisione. Quindi la legge ci dice che può fare richiesta di revisione il condannato, un congiunto prossimo,
il tutore del condannato, se ce ne fosse, l'erede del condannato, se fossero anche morti, e o il procuratore generale della Corte d'Appello. Cosa molto rara, eppure io vi ricordo che in questo caso il primo a fare la richiesta di revisione è stato il dottor Kuno Taffussen, che appunto il procuratore generale della Corte d'Appello, mi sembra comunque che sia un procuratore aggiunto, se non erro, correggetemi se sbaglio, della Corte d'Appello del posto competente in questo caso. Quindi è molto raro che una persona, in questo caso, che rappresenta l'accusa, no? Faccia una richiesta di revisione. Non è che si vede tutti i giorni questo, di solito lo fa il condannato tramite i propri avvocati. Eppure in questo caso noi abbiamo il dottor Kuno Taffussen, che non è che si è fatto condizionare dalla televisione, non è che si è fatto condizionare dal servizio delle Iene, che è stato un ottimo servizio, ma ha letto le carte. E, questo magistrato non è abituato a farsi convincere magari dalla televisione, non abbiamo una sua precedente esperienza nel fare questo, insomma è la prima volta che fa una cosa del genere, che io sappia, eppure ha letto tutto il fascicolo, ha analizzato prove, dichiarazioni, sit, cioè tutto quello che c'era da analizzare, e si è fatto l'idea che poi ha fatto una richiesta di revisione, l'ha presentata, successivamente si è aggiunta anche la difesa per conto dei condannati e ha presentato una istanza di revisione. Non è un atto dovuto la revisione, c'è un mezzo straordinario, i giudici della Corte d'Appello la possono respingere in qualsiasi momento. Già questo è uno step molto importante che hanno ottenuto, è uno step importantissimo quello di arrivare all'udienza, perché non è vero che sicuramente sarà respinta, vedrete che non succederà niente, molti opinionisti in televisione lo dicono, è formale questa cosa, vedrete. Per me questo è veramente un punto di inizio importante, che se la giocherà la difesa il 16 aprile. Quindi ci vorrà una buona presentazione di queste novità, perché ci sono le novità, e ci vorrà anche qualche giudice con un po' di coraggio, perché qua ci vuole molto coraggio. Io vi ricordo che il procuratore generale Taffussen è stato anche raggiunto da un provvedimento disciplinare, però attenzione, perché molti dicono, vedete che non si poteva fare, vedete che cosa è successo, ma la sanzione disciplinare eventuale è stata comminata perché lui, dicono che non ha seguito un iter, non ha informato bene i suoi superiori per poter fare questa richiesta. In ogni caso la richiesta è arrivata ed è stata giudicata ammissibile. Poi, per quanto riguarda il provvedimento disciplinare, lì è un'altra materia che poi sicuramente, secondo me, finirà nel nulla, perché comunque questo, il dottor Taffussen comunque ha fatto il suo dovere, ha letto le carte e per lui la cosa va rivista. Per cui adesso vedremo il 16 aprile, ma per me c'è veramente un'ottima speranza per i condannati, che in caso in cui la difesa sarà convincente e presenterà quello che è scritto nelle carte, perché già l'ha presentato quello che dovrà fare, e allora in questo caso i giudici della Corte d'Appello potranno anche, annullare quella che è la sentenza che è passata in giudicato. Secondo l'articolo 529, 530 e 531, che praticamente è l'estinzione del reato. Per cui noi, se passasse questa istanza, se andasse avanti nel tempo, noi ovviamente sono processi questi veloci, perché non è che sono lunghi come il primo grado, l'appello e la Cassazione. Lo strumento è abbastanza scorrevole, lo strumento di revisione, quindi noi avremo il 16 aprile che parlerà la difesa, il primo marzo ha parlato l'accusa, adesso parlerà la difesa, vedrete che se non il 16 magari verranno approfonditi poi gli altri elementi, ma poi si verrà al dunque di questa questione, per cui potremmo avere una clamorosa assoluzione, oppure, che male che vada,
si confermerà la colpevolezza. Badate bene comunque che se si dovesse poi verificare questo, cioè che saranno condannati, che sarà confermata la condanna, ci saranno spese onerose da pagare, il processo e tutto. Comunque non è uno scherzo lo strumento di revisione. A te, Angelo. Bene, che questa bella disamina, grazie. No, allora, ci sono delle cose che a me naturalmente non tornano, per questo io dico, innanzitutto io non parlo da scienziato, non parlo da psicologo, anche se i miei studi sono cominciati, no, di psicologia, però ancora campa cavallo. Però sì, diciamo che sto entrando, diciamo, nel mood. Io dico, ci sono alcune cose che sono state fatte, sono state dette in questo caso, che mettono dei dubbi. Ad esempio, ve ne cito una. A un certo punto voi sapete che Rosa, no, Rosa e Lino si incontrano. A un certo punto lei dice: ma io te l'avevo detto. Dice: no, ma perché hai detto a tutti che ti hai detto che siamo stati noi quando non abbiamo fatto niente? Ve lo ricordate voi questo, vero? E lui dice: mi hanno promesso che ci davano un letto matrimoniale, una cella con un letto matrimoniale, giusto? Benissimo. Allora io mi chiedo, allora, prima di tutto, perché l'ha detto questa donna? Cioè, non sapeva di essere sotto intercettazione? Molti dicono: no, ma lo sapeva, l'ho fatta apposta. Ma ora voi spiegatemi una cosa, ora, secondo voi Rosa sapeva di essere intercettata e ha detto una cosa del genere per farsi scagionare? L'ha detta, dal mio punto di vista, perdonatevi che conta il giusto, ma perché probabilmente non aveva fatto niente. Tutto. Una cosa di cui mi mette dubbi: chi è che gli ha promesso a Olindo che gli davano una camera, una cella insieme? Se l'ha inventato di sana pianta? Permettete che io mi possa fare alcune domande riguardo a questa cosa, perché sì, è vero, tutti stupidi, scemi, tutti come le chiamate, oligofrenici, ora va di modo di dire uno, quello oligofrenico non capisce nulla, no? In realtà, pensiamoci bene, è possibile che Olindo se lo sia inventato e qualcuno non gli abbia detto: oh, confessa, che tanto ti si mette insieme alla tua moglie, capite? Posso avere questi dubbi, non siete d'accordo con me? Domanda. Sì, sì, sono d'accordo, inizio io se permettete, ma questa condanna si regge soprattutto sulla confessione di Rosa e Olindo. Allora io dico, se non avessero confessato, cosa succedeva? È dura una condanna senza confessione. Allora che senso ha sapere di essere intercettati e dire questo e dire quello? Semplicemente non confessavano. Sarebbe bastato non confessare, anche perché le prove a loro carico, ma dove erano? Ma ci siamo dimenticati che sul luogo del delitto non c'era la loro traccia? Ma ce lo siamo dimenticato questo, che è scientificamente quasi impossibile fare una strage del genere, che è una mattanza, non so se avete visto le foto, ma è una vera mattanza, sporcarsi di sangue dappertutto, secondo me ce l'avevano anche nei capelli gli assassini, il sangue, e non lasciare traccia sulla scena del crimine, non portare traccia nella loro casa? Ma stiamo scherzando? È impossibile scientificamente, neanche il genio del male riuscirebbe a fare una cosa del genere. E io vi ricordo che hanno smontato gli scarichi e tutto. Per quanto riguarda, vengo subito alla tua domanda, io sono perfettamente convinto che erano in buona fede durante quelle intercettazioni, perché ce ne sono tante di intercettazioni dove Rosa dice: ma perché dobbiamo confessare, Olindo? Ma perché dobbiamo dire che siamo stati noi? Ma se non siamo stati noi, ma cosa siamo stati noi? Non abbiamo fatto niente. Sono confessioni che sono intercettazioni ambientali che si fanno proprio durante la fase di interrogatorio, proprio in quei momenti dove si dice: se non confessi non vedrai più tua moglie. Allora in quel caso lì si sono incontrati un attimino per confrontarsi e Olindo dice: no, vabbè, io ho deciso, tagliamo la testa a toro. La famosa testa del toro, tagliamo la testa al toro, le gambe al toro, insomma una cosa del genere, e dice: no, io ho deciso di confessare, vedrai Rosa, avremo tante diciamo sconti, ci daranno pochi anni, io magari sarò dentro, tu sarai fuori, insomma cose del genere. Io dico,
ma l'avvocato della difesa dov'era? Perché io voglio ricordare una cosa. Nella prima fase l'avvocato mi sembra che era il dottor Troiano, se non erro. Io dico, non voglio accusare nessuno, ma l'avvocato dov'era? Ma l'avvocato della difesa dov'era quando succedevano queste cose? Io non ho letto qualcosa, lui non si ricorda, dice che forse c'era, forse non c'era, ma ci rendiamo conto. Io a questo punto, anche sentendo tutte le registrazioni dell'interrogatorio che fanno i magistrati, gli inquirenti, sono cose che sembra di che stanno seguendo un copione queste persone. Vado bene così? Sono convincente, dice Rosa? Va bene, dai, scrivete quello che volete, cioè qua si tratta di verbali che loro dicono scrivete quello che volete perché tanto vabbè, va bene così, ma ve lo siete dimenticati questo? Vado bene, posso essere credibile, insomma, poi ci sono tantissimi errori, ripeto, quindi secondo me le intercettazioni sono genuine, loro non sapevano di essere intercettati, bastava non confessare, le prove erano veramente inconsistenti, non si può parlare neanche di indizi, e senza quella confessione sarebbe stata smontata la testimonianza di Mario Frigerio, la macchia poteva essere in ogni caso molto dubitativa quella macchia, perché poi ne parleremo con più in dettaglio, ne parlerò anch'io dopo di questa macchia, e poi il resto secondo me sarebbero stati assolti per insufficienza di prove, questo è il dunque. Quindi rispondendo a te Angelo, sì, io sono convinto che qualcosa è stato detto, durante qualcosa è stato promesso, perché erano persone, sono persone, forse il carcere l'ha migliorato un po' per quanto riguarda, ma erano veramente sprovveduti, ingenui, creduloni. Rosa, a mio avviso, ha anche dei seri problemi cognitivi. Io vi ricordo che questa donna non era e non è in grado di leggere e scrivere. Ci rendiamo conto? A che punto? Non sapeva leggere. All'epoca, adesso non so se ha imparato in carcere, possibile che abbia imparato a leggere, però all'epoca veramente ci trovavamo di fronte a una donna con poche difese, con pochi filtri mentali, e quindi facilmente suggestionabile, ma anche Olindo, cioè, con la, diciamo così, tra virgolette, minaccia di non vedere più la moglie, si convince a confessare una cosa che molto probabilmente non ha fatto. In ogni caso, anche se fosse stato colpevole, poteva benissimo non confessare, sarebbe stato difficile provare la loro colpevolezza, credetemi, senza una confessione dei due. E poi la confessione come l'ha fatta i magistrati? No, la confessione l'ha fatto durante una perizia di un famoso dottore psichiatra, che comunque consegna questa registrazione in procura. Perché? Perché in questa registrazione si intercetta un reato che sarebbe la violenza sessuale contro Rosa. Ecco perché la registrazione viene depositata in procura, perché c'è un reato e secondo questo dottore andava denunciato. Vi ricordo che questo reato non è stato mai denunciato e non è stato mai condannato a Zuzu Marzuk per violenza sessuale, per cui di cosa stiamo parlando? In ogni caso, questa registrazione andò all'opinione pubblica, fu pubblicata, fu diffusa ed è stato un macello, perché l'opinione pubblica, io vi ricordo che anche i giudici popolari sono dei comuni cittadini, e quella registrazione che è stata poi pubblicata, diffusa in televisione, sui social media, ha avuto un impatto devastante per l'opinione pubblica, per cui c'è stato anche questo macigno che è crollato sulla testa dei due, cioè una cosa che non doveva essere resa pubblica, era una perizia della difesa, cioè in quella registrazione era una perizia della difesa, è andata all'opinione pubblica, è stata trasmessa su tutti i canali, per cui queste cose sono delle vere anomalie che andrebbero comunque riviste. Poi abbiamo visto ultimamente abbiamo visto anche la famosa confessione, sempre durante la perizia, di Olindo. Quella confessione era inedita, è stata
figuratevi, è stata invece presentata dalla difesa. Adesso dobbiamo vedere perché la difesa ha, ha fatto uscire fuori questa confessione di Olindo, perché secondo me potrebbe essere anche un asso della manica che ha la difesa. Io non so come vuole usare quella, quella, quel video, ma sicuramente se l'ha tirato fuori la difesa avrà i suoi buoni motivi e, la, e lo vedremo il 16 aprile. Ti passo di nuovo la parola, Angelo. Prego, prego, ma io invece la passo a Massimiliano perché so che anche lui ci tiene a dire la sua. Prego. Non ti si sente. Eccomi qua, sì. Okay. A parte le intercettazioni che si sa che comunque sono sparite ore e ore di intercettazioni, perché erano stati accusati di addirittura di non essere, come dire, nei giorni successivi che non parlassero mai della strage, no? Come se ne volessero, come dire, evitare di parlare appunto della strage. E questo è, diciamo, è stato, come dire, cavalcato dall'accusa, come per dire, ecco, gli assassini evitano di parlare della strage per non cadere in errori. Allora, per quanto hai sottolineato tu, Angelo, no? Quando Rosa va da Olindo a dire ma Olly, ma non siamo stati noi, perché dobbiamo dire che siamo stati noi? Non è una recita, assolutamente no. È una donna, come diceva Giuseppe, che ha un quoziente intellettivo sotto i 75, ok? Ma non è il problema del quoziente intellettivo. È il problema di imputare a questa donna una recita. Ricordiamoci come sono stati inchiodati i ciontoli, ve lo ricordate? Che erano fuori, dovevano essere interrogati e c'erano intercettazioni ambientali. Ricordiamoci che erano i figli di uno che erano i servizi segreti. Volete che il padre non li abbia invitati a dire state zitti, non parlate, perché sicuramente ci stanno intercettando? E loro l'hanno fatto, sono caduti in questo errore, pur avendo comunque un padre che, essendo l'ambiente militare, l'ambiente dei servizi segreti, sicuramente questa cosa ci sarebbe dovuta arrivare. Non vedo perché ci doveva arrivare Rosa o addirittura Olindo. No, dire guarda, facciamo una recita, tanto sappiamo che siamo intercettati e facciamo la storiella, perché comunque la storiella è anche complicata da mettere in fila, eh. Cioè non è così semplice, non è che fai una conversazione spontanea tra due persone e cerchi di nascondere quello che hai fatto da questo punto di vista. Io come ti dicevo prima, Angelo, ho preso degli stracci interessanti, qui entriamo nel lato psicologico, no? Delle confessioni, che sono cose che la difesa cavalcherà, ovviamente, no? Perché come sappiamo, nella revisione di un processo non si può discutere di prove già portate ai processi precedenti in tribunale, ma si devono portare prove nuove, ok? Allora, per quanto riguarda, adesso vi leggo due o tre stracci, per quanto riguarda le confessioni, no? Allora, loro confessano di essere gli autori della strage la prima volta il 10 gennaio del 2007, ok? Lo confermano due giorni dopo al GIP e successivamente solo Rosa Bazzi il 6 giugno 2007, ok? Dinanzi agli inquirenti. Queste confessioni sono state considerate una delle prove sulle quali si è fondata la condanna, nonostante entrambi i coniugi Romano abbiano successivamente ritrattato, ok? Qui ci siamo. Tre confessioni. Davanti al GIP, poi successivamente Rosa Bazzi, eccetera, eccetera. E qui entriamo nel lato della scienza, quindi della psicologia, della psichiatria, pur essendo nelle neuroscienze, meglio nelle neuroscienze, pur essendo la confessione considerata, ovviamente neuroscienze forensi, in campo forensics, pur essendo la confessione considerata solitamente una prova regina, studi scientifici recenti, effettuati su oltre 375 innocenti, quindi si parla di, come dire,
di prove, no, scientifiche, che sono state fatte con degli esperimenti con delle persone, ok? Precedentemente condannati e assolti in revisione, quindi con la prova del DNA, hanno dimostrato in maniera incontrovertibile come il 25% di questi avessero in origine falsamente confessato, ok? Su queste 375 persone innocenti, scagionate dopo con la prova del DNA, il 25% di loro aveva confessato che erano stati loro. Quindi dire che quella confessione è al 100% genuina non è scientificamente probabile, ok? O quantomeno non c'è stato un approccio di quel tipo. Hanno confessato, addirittura dei video sono andati in pasto all'opinione pubblica, l'opinione pubblica se ne è fatta una ragione che erano i mostri di erba, tant'è che sono venute fuori un sacco di vignette, di barzellette a quei tempi sul vicino di erba, l'erba del vicino, eccetera, eccetera, lo sappiamo, no? Poi il mostro quando finisce in prima pagina è mostro, punto. La confessione dell'innocente è pertanto, contrariamente a quello che si può ritenere, un evento relativamente frequente, così come dimostrato dagli studi sulle assoluzioni in fase di revisione. Sì. Chiaro questo. E non stiamo parlando di opinioni. Il sorprendente risultato scientifico sopra menzionato ha dato origine a numerosi studi empirici condotti su casi reali. Ripeto, questo l'ho preso da un blog di un famoso neuroscienziato italiano, ok? Sì, sì, sì. Che sono cose che poi saranno probabilmente portate in tribunale come, no, rafforzo della difesa. Sì, 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 sì. Ok. Ha dato origine a numerosi studi empirici condotti su casi reali di false confessioni certe, che hanno consentito di identificare una serie di fattori predisponenti alle false confessioni. E i fattori predisponenti quali sono? Nel caso di Rosy Olindo sono quoziente intellettivo non troppo alto, hanno un disturbo di personalità dipendente. Cosa vuol dire disturbo di personalità dipendente? Vuol dire che questi due hanno, almeno a quell'epoca, vivevano in simbiosi e uno entrava, come dire, in protezione dell'altro. Quindi non abbiamo le prove che qualcuno abbia detto in fase di interrogatorio: se confessate vi daremo la cella matrimoniale. Ma in quel momento, essendo tutte e due, avendo tutte e due un disturbo dipendente dalla personalità, ma molto molto forte, Olindo l'ha detto: nel peggiore dei mali stiamo insieme tutta la vita in carcere, però non ci separano se confessiamo. Quindi la confessione di una strage che non avevano mai compiuto era, come dire, più debole del fatto che sarebbero stati divisi per tutta la vita. Quindi, pur di stare insieme, dovevano confessare una cosa, avrebbero confessato una cosa che non hanno mai fatto. Poi, come dice anche Tarfusser quando ha letto le carte, probabilmente, ecco perché questo qui è uno dei tanti motivi per cui lui ha fatto istanza di revisione, che era nelle sue facoltà, poi se doveva farlo il suo capo piuttosto che lui, vabbè, quelle sono cose interne loro, come diceva Giuseppe, ma ci penseranno loro alla loro giustizia interna, diciamo così. Era proprio il fatto che questi due fossero così dipendenti tra di loro che probabilmente sono stati spaventati da quanto erano accerchiati, perché tra i carabinieri, i pubblici ministeri, il fatto che comunque probabilmente tutte queste persone che svolgevano il loro lavoro in quel momento erano presi dalla foga di trovare il mostro velocemente, e quando cerchi di trovare il mostro velocemente rischi di innescare una serie di errori, no? Che poi l'errore iniziale diventa l'errore, grande errore finale, di condannare due innocenti all'ergastolo. Okay. Quindi i fattori interni della persona possono riguardare aspetti di personalità come la se erano suggestionabili, l'acquiescenza. L'acquiescenza vuol dire: ti faccio delle domande chiuse e tu rispondi sì. Sì, sì, non domande aperte. Ok?
acquiescenza per motivi di sudditanza psicologica, attenzione. Aspetti cognitivi come ritardo mentale, disturbi psicopatologici come abbiamo appena detto, e disturbi di personalità. E motivazioni come ad esempio scagionare l'altro piuttosto che il marito, o Lindo piuttosto che Rosa. I fattori esterni, invece, riguardano principalmente tecniche di interrogatorio, che sono tecniche di interrogatorio, è inutile che ci giriamo intorno, sono tecniche di interrogatorio. Sono, si chiamava interrogatorio, sono tecniche, ok? Sono tecniche che sono atte a far confessare, sono proprio tecniche di comunicazione. Per esempio l'esagerazione delle prove d'accusa, la prospettazione di conseguenze negative se l'accusato continua a negare. Guarda che se, e non è successo solo a Rose Olindo, ricordatevi gli interrogatori dell'Alletto, Marta Russo, eccetera, eccetera. Signora, lei finisce in galera se non confessa. E non erano solo intercettazioni, c'erano anche dei video. Lei deve confessare, lei ha visto qualcuno di dentro, ma io non ho visto nessuno, lei ha visto qualcuno, guardi che in galera ci va lei. È successo o non è successo? Sì, sì. Bene. Quindi la prospettazione di benefici invece in caso di confessione. Ah, se confessi, dovevi prendere il gasto, prendi 30 anni, poi ti fai con buona condotta, un terzo della pena, tu ti fai 15 anni, poi vai a lavorare in una cooperativa. Però confessa perché così andiamo a casa tutti. Questo è, in generale funziona così, non solo in questo caso, funziona. Quindi, un'analisi effettuata sulla documentazione processuale sulla strage di Erba evidenzia come tutti i fattori predisponenti evidenziati dalle ricerche sulle false confessioni si possono reperire in Olindo Romano e Rosa Bazzi. Nello specifico sono evidenti i fattori sia interni che esterni. Adesso mi taccio un attimo, così prendo un po' di respiro. Prego. Volevo ricordare anche alcuni utenti l'hanno sottolineato, che Olindo però sulla Bibbia ha praticamente confessato di essere lui responsabile della strage. E poi un'altra cosa, sul fatto che non si è trovato DNA di Olindo e di Rosa sia nella casa di Castagna sia nella loro casa, loro, se non sbaglio, non hanno sempre detto che una volta compiuta la strage sono andati nel locale lavanderia dove avevano steso una coperta, poi sono andati al cimitero dove hanno buttato tutto ciò che era sporco di sangue e lì si sono lavati in una fontana. Quindi in casa, se fosse andata così, in casa non può esserci il sangue perché non si sono lavati in casa. No, non sono molto d'accordo, perché comunque non c'è neanche la loro traccia sulla scena del crimine, e vi ricordo che sulla scena del crimine ci sono delle tracce, ma non sono le loro. Ci sono delle tracce di ignoti, cioè delle lievi tracce ci sono, impronte, qualche da strisciamento, insomma c'è qualcosa. Io vi ricordo anche che la dinamica, se noi esaminiamo la dinamica dell'aggressione, sono veramente cose che sono state dette in un processo che non corrispondono alla realtà. Ad esempio l'aggressione di Valeria Cherubini, mi sembra, è una dinamica molto dubbia. Per quanto riguarda le tracce, ritornando sulle tracce, ripeto, qui non si tratta di macro tracce, si tratta anche di micro tracce, quelle non le puoi evitare, perché là Iris di Parma non è che vanno anche sull'invisibile, cioè qua stiamo trattando di tracce veramente che non sono percepibili dall'occhio umano e sono quasi impossibili da evitare. Infatti anche la traccia sul battitacco della Seat Rosa di Olindo all'epoca è molto dubbia. Perché? Perché se ha lasciato quella traccia sul battitacco, conseguentemente la logica ci dice che potevano essere anche altre tracce. Ad esempio la macchina fu inondata di luminol, eppure non è stata trovata, non è stato trovato niente sulla pedaliera,
sul cambio, sul cruscotto, sul volante e sui sedili. E io, a me mi sembra molto strano, è una macchia che secondo me, come disse il brigadiere Fadda, mi sembra, potrebbe essere benissimo una macchia da contaminazione, a parte che noi non sappiamo neanche di cosa si tratti. Infatti vi ricordo che il procuratore generale Tarfusser ha parlato anche di problemi di tracciabilità della catena di tracciamento di questo reperto. Non è solo il fatto che questa repertazione è stata fatta veramente male, perché la fotografia andava fatta al buio per ottenere il giusto contrasto e risaltare la traccia biologica. Invece non hanno saputo adoperare sufficientemente il mezzo fotografico, hanno fatto una foto che non si vede completamente nulla, è una foto che non si vede completamente nulla, l'unica cosa che si vede sono gli aloni di luminol lasciate sulla plastica, sulla plastica all'intorno, ma sul battitacco non si vede nulla e sembra quasi una foto del nulla, insomma. Quindi quella foto non serve a nulla, la ripertazione è stata fatta male e secondo quello che è stato presentato dalla difesa ci sarebbero anche dei problemi di tracciabilità di tutta la filiera che è stata poi è stata portata poi in laboratorio. Ecco, questo in buona sostanza, io non mi soffermo sui particolari tecnici, però pare che ci sia anche dell'altro, non è solo il fatto che è stata repertata male, ma c'è anche un problema proprio di protocollo che non hanno seguito correttamente. Questo poi sarà chiarito in fase processuale e in fase dove parlerà poi la difesa, perché dovrà presentare tutta una serie di disamine. Ma comunque io il fattore della falsa testimonianza dell'autoaccusa è uno studio che ho fatto anche io pari pari come l'ha fatto Max. Infatti io ho fatto 3 video sul caso di Rosa Olindo e nell'ultimo video ho presentato proprio quelle statistiche, diciamo. È molto diffusa invece l'autoaccusa, l'autocalunnia di persone che addirittura sono state condannate in via definitiva e una percentuale poi è stata scagionata perché si era autoaccusata. Questo è verissimo, sono dati che non si possono contestare, sono lì, sono eventi, episodi giudiziari veramente accaduti. Quindi di cosa stiamo parlando? Del nulla. Molte persone purtroppo arrivano lì e danno questo tipo di giudizio, la confessione è certa, la confessione è stata fatta precisa, ripeto, è dettagliata, non è vero, non è così. E quindi solo un caso, io ve ne dico uno, Michele Misseri, vabbè, non è stato mai condannato, però ha tentato di autoaccusarsi del delitto di Sara Scazzi. Lui è convinto, racconta dettagli, poi abbiamo visto che sono state condannate la figlia, la moglie, insomma, però lui continua ad autoaccusarsi. Quindi ci sono questi casi, bisogna vedere anche la personalità del soggetto trattato. Questi sono due soggetti veramente deboli, con problemi, Rosa anche con problemi seri cognitivi, io credo, mentre Olindo ha problemi più di personalità. Questo però, anche questo aspetto sarà approfondito in fase processuale. Gli avvocati, la difesa hanno periti, medici che hanno lavorato su queste due persone. Poi ovviamente per mandare avanti il mezzo della revisione ci vogliono prove nuove, oppure prove che non sono state approfondite, oppure prove che magari possono essere superate da nuove tecnologie. Io la butto lì come esempio, anche ad esempio un'eventuale macchia che potrebbe essere esaminata di nuovo. Io in questo caso sono avvenute parecchie anomalie, perché anche molti reperti, io vi ricordo che sono stati distrutti. La difesa è stata volutamente, oppure non lo so, è stata un pochettino all'inizio, è stata un po' ostacolata, perché aveva bisogno di esaminare alcuni reperti e i reperti sono stati mandati all'inceneritore. Su questo caso il ministro all'epoca competente mandò anche un'ispezione in procura. Io vi ricordo che la tenda è stata distrutta, eppure eravamo in pieno in una fase dove la difesa cercava delle prove nuove da presentare a un'eventuale revisione. Furono distrutti, poi alcuni furono distrutti, alcuni no. Quindi
io posso essere anche d'accordo che quando una sentenza passa in giudicato, magari le prove e i reperti possono essere distrutti, ma in questo caso qui era stata fatta una richiesta di approfondimento dei reperti, e proprio lì, in quel periodo, mi mandi alla tenda, la famosa tenda di Valeria Cherubini, all'inceneritore. Quindi le anomalie pure ci sono state in questo caso, eh. Io non voglio essere malizioso, però se parliamo di sbagli, e i sbagli in qualche maniera devono essere spiegati, non peraltro in quell'occasione fu mandato un'ispezione. Poi ci sono tutte le intercettazioni mancanti. A quarto grado anche il generale Garofano dice: vabbè, ma ci sono dei problemi tecnici, dobbiamo capire che qualche volta c'è qualche problema, ma qua ci sono intercettazioni di giorni mancanti, cioè ci sono dei buchi anche di tanto tempo, tant'è vero che non è vero che Rose e Olindo non parlavano della strage, non erano semplicemente intercettati i primi giorni, poi quando ripresero le intercettazioni ne parlavano, e come, ne parlavano tutti i giorni, e ne parlavano con un certo dispiacere anche, quindi erano genuine quelle intercettazioni, all'inizio mancano, non è che non ne parlavano perché volevano sviare, non volevano sviare, semplicemente non erano intercettati. Perché? Perché mancano quelle intercettazioni, o meglio, erano intercettati, ma mancano. Dove sono? Magari contenevano delle cose importanti, dei contenuti importanti al processo. Per cui, ecco, bisognerebbe approfondire tutte queste cose, e sicuramente si potrà fare in questa fase. Di nuovo a te, Angelo. Grazie. No, allora io in realtà volevo un attimino calmare gli animi in chat, perché vedo che state litigando. Allora, ragazzi, io l'ho detto fin dall'inizio, noi stiamo esprimendo dei pareri, è vero, c'è una condanna che ha portato alla condanna di due persone, all'ergastolo mi pare, se non sbaglio, giusto? Sì, sì, l'ergastolo, e quindi la giustizia è andata avanti. Come italiani e cittadini italiani possiamo esporre la nostra idea e i nostri pensieri riguardo ad alcune, secondo noi, lacune che vi sono state, perché le lacune ci sono state, non è che ce le stiamo inventando. Poi se Samuele Gambarini, che saluto, non è d'accordo e dice questa è una trasmissione innocentista, io l'ho detto fin dall'inizio che la maggior parte di noi sarebbe stata innocentista, ma con questo non vuol dire che abbiamo ragione o abbiamo la verità in tasca, stiamo ragionando in base prettamente scientifica, e quindi noi stiamo qui e ne parliamo. Poi si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, siete tutti benvenuti, però abbiate rispetto anche per gli altri che la pensano in maniera diversa rispetto a voi, cioè parlo tra di voi in chat, va bene? Perché se no Marottino comincia a premere il ditino e comincia a bannare. Va bene? Io sono di ban facile, quindi tranquilli e beati. Bene, allora torniamo un attimo a noi. Franca, volevi dire qualcosa? La Franca è silente stasera. Prego. Franca, fai la colpevolista, dai. Uno degli assassini era Mancino, e Rosa è Mancina, per esempio. Certo, sì, sì. Alcune dichiarazioni che fa Frigerio comunque corrispondono a quello che è accaduto quel giorno. Per esempio Frigerio racconta che lui si trovava davanti alla porta della signora Castagna e ha visto aprire la porta, poi richiudersi e poi aprirsi di nuovo, e quindi essere aggredito dalla persona. Questo racconto lo fa esattamente allo stesso modo anche Olindo, che racconta che ha aperto la porta, visto che c'era Frigerio dall'altra parte, ha richiuso, ma la casa era ormai troppo satura di fumo, e quindi ha dovuto agire per forza, è dovuto uscire di nuovo e quindi aggredire Frigerio. Raccontano entrambi lo stesso episodio, e quindi deve essere accaduto questo, o l'hanno letto da qualche parte,
la butto lì così. In ogni caso, diciamo che il fatto che sia l'autore uno dei due era mancino, si può anche dire che è una coincidenza, ecco, non è detto che per forza doveva essere rosa, insomma, è molto diffuso come anomalia, diciamo. Poi il fatto dell'episodio della porta, ripeto, i due sono stati comunque inondati di informazioni, fotografie, episodi, magari hanno letto pure qualche dichiarazione, qualche cosa, perché comunque le informazioni le hanno avute, sono stati comunque istruiti in qualche modo, diciamo così, ecco. Io credo che sia successo questo. In ogni caso do la parola a Max, che magari è più informato su questo. Allora, su questo caso specifico no, ma comunque fa parte di tutte le informazioni di cui ovviamente sono stati investiti Rosa e Olindo. Sì, in effetti, Franca, se vogliamo fare la parte dei colpevolisti, questo potrebbe essere una cosa a sfavore di Olindo, perché sono coincidenti. Però in tutta questa tonnellata, questa gigabyte di informazioni che sono venute fuori da questa strage, è ovvio che magari qualcosa è anche sfuggito e qualcosa magari sono andati anche a leggere, hanno capito, hanno sentito, non lo possiamo sapere. Sì. Perché ci sono state poche intercettazioni ambientali quando sono stati interrogati, no? Però riprendendo appunto il fatto della progettazione di questa strage e ritornando sul lato delle loro personalità, allora, quella progettazione, questa strage, ha un alibi che è incompatibile con l'assetto psichico dei due condannati. Rosa Bazzi, come abbiamo detto, è affetta da un ritardo, lieve ritardo mentale, che ne determina una ricaduta delle facoltà cognitive generali, come la memoria, ad esempio, l'attenzione, la capacità di problem solving, e nella organizzazione e collocazione logico-temporali degli eventi. Inoltre presenta un chiaro disturbo dipendente di personalità, come abbiamo detto. Si tratta di limitazioni cognitive e psicopatologiche che rendono Rosa Bazzi incapace di mettere in atto una complessa progettazione, quale si è determinata nella strage, incapace della sua esecuzione e della fuga, come è altrettanto incapace di reggere la parte dell'innocente per un mese. Capito? Cioè, aver progettato tutto questo, essere andati sopra tutti e due, aver compiuto quella strage, non aver lasciato nessuna molecola di DNA, essere scappati con quella stazza, con quell'altezza che hanno dal balcone. Tenete presente che delle cose che porterà comunque la difesa è che quando sono arrivati i soccorritori, gli assassini erano ancora lì. Sì, sì. Ok? Rosa e Olindo sono arrivati dopo da Como, perché erano andati al McDonald's, sono arrivati a Como, hanno visto già tutto il casino, i pompieri, i vigili del fuoco, i soccorritori. Quando sono già arrivati nel cortile, gli assassini, secondo la difesa, e hanno delle prove che questo è accaduto, gli assassini erano ancora lì e Rosa e Olindo sono arrivati dopo. È vero. Lo stesso dicasi anche per Olindo, che pur anche se dotato di maggiori capacità cognitive ha una ridotta percezione di autoefficacia e mostra tendenza a credere che tutto ciò che gli viene prospettato è reale, cioè lo rende praticamente vulnerabile a suggestioni esterne. Poi, passando alle confessioni e gli errori di cui parlava prima Giuseppe, si notano alcuni aspetti fondamentali. Le confessioni risultano piene di errori. Molti elementi della scena del crimine vengono sbagliati, tra il 50 e il 70%. Sbagliati, sì. Non approssimati, sbagliati. Ah. Soprattutto per quello che riguarda il nucleo centrale della strage. Ok? Quando hanno iniziato la mattanza, in poche parole, non
quando sono saliti sulle scale, il discorso del contatore, la fuga, la parte centrale, quando è successa la mattanza. Sempre in merito al contenuto delle confessioni in generale, si segnalano moltissime discrepanze, non solo tra le versioni date separatamente da Olindo, Romano e Rosa Bazzi, ma anche tra le versioni offerte dalla stessa persona in momenti diversi. Cioè, non le cose che coincidevano tra quello che ha detto Rosa e quello che ha detto Olindo, ma addirittura le confessioni che sono state fatte a distanza di tempo dalla stessa persona, erano diverse una dall'altra. Quindi l'analisi delle confessioni sotto questo profilo mostra come le versioni non siano dettagliate, non siano sovrapponibili, non siano combacianti, non siano coerenti, non siano costanti, dunque abbiano le caratteristiche di false confessioni. Questo è oggettivo, cioè poi lo può dire no, non è vero, ho confessato, sono... va bene. Allora, se i giudici di Brescia riterranno che questa è tutta una pagliacciata, questi poveracci finiranno la loro vita in carcere e viva Dio, sono loro i mostri di erba a fine della trasmissione, così mettiamo diciamo in pace tutti quelli che sono colpevolisti e gli innocentisti si metteranno in pace. No, no. Vai Giuseppe. Bisogna pure dire, e questo lo dico ai colpevolisti, allora questa revisione non ha tanto lo scopo di liberare eventualmente Rosa e Olindo, perché siamo pratici e noi siamo persone pratiche. Questa pena ormai è stata espiata. Io ricordo che sono stati condannati all'ergastolo, ma io ricordo che in Italia l'ergastolo rimane solo una parola, perché il carcere in Italia non ha diciamo uno scopo punitivo, ma più riabilitativo. L'ergastolo carcere a vita si presenta sotto il nome di ergastolo ostativo e viene una pena che viene data a persone che hanno commesso reati contro lo Stato, contro personalità dello Stato, e per associazione camorristica, mafiosa, eccetera, eccetera, allora c'è l'ergastolo ostativo. In questo caso c'è un ergastolo ordinario. Infatti Rosa già usufruisce di una semilibertà, di una libertà vigilata per andare al lavoro. Rosa in pratica va in carcere solo a dormire. Tra pochi mesi anche Olindo, secondo me, usufruirà di questo strumento. Allora, tra qualche anno Rosa e Olindo saranno persone libere, sappiatelo, anche per tutti i colpevolisti. Quindi questa revisione eventualmente serve e servirà soprattutto a scagionare magari due eventuali innocenti e quindi restituire anche l'onore a queste persone. Ma a livello pratico, queste persone tra poco saranno libere. Sappiatelo, questo vale anche per tra qualche anno, anche per Parolisi ad esempio, ma parlando di ergastolo anche con Bossetti, 17, 18, 19 anni, persone che comunque stanno avendo una condotta esemplare, perché Rosa e Olindo hanno una condotta esemplare in carcere, ripeto, Rosa usufruisce già di una semilibertà, quindi comunque anche se fossero colpevoli tra poco saranno l'anticamera della libertà, questa, insomma, ecco, parliamoci chiaro, mi dispiace, anche se fossero colpevoli, però la legge questo prevede. Per quanto riguarda invece le confessioni, sono piene di errori. Io non vedo perché Olindo ha detto che la camera, la stanza, la casa era illuminata, lui riusciva a vedere tutto. Cosa sarebbe costato dire io alle 17:30 sono andato, ho staccato il contatore e non so, ci siamo muniti di torce, perché in quella casa c'era buio pesto. Allora in quella casa molto probabilmente gli assassini sono arrivati prima delle vittime, hanno fatto comunque irruzione prima, hanno staccato la corrente e molto probabilmente erano in casa. Molto probabilmente, non sono sicuro, ma molto probabilmente sì. E quindi che avevano le chiavi?
Non si sa questo. Qualcuno che fa parte dei nuovi testimoni che potranno essere portati per questo processo di revisione eventualmente, racconta che sentiva dei rumori in casa, c'era la presenza di alcune persone. Io ho saputo pure che una perizia tecnica ha accertato che c'erano dei consumi di qualcosa, insomma, che precedentemente in questa casa c'era qualche presenza di persone, quando invece le vere persone che vivevano in questa casa non c'erano in casa. Quindi chi era che è entrato in quella casa? E c'è anche questo da dire, i coniugi fanno tantissimi errori anche su questo aspetto, fanno anche errori come hanno appiccato il fuoco, che hanno usato o no acceleranti, dove è incominciato l'incendio, non sanno dire alcune fasi importantissime di questo attacco, come ha detto Max, insomma si sbaglia su tantissime cose. A fronte di quelle coincidenze che ha notato Franca, ci sono però tantissime centinaia di errori clamorosi che vengono fatti nei racconti, quindi c'è uno sbilanciamento incredibile che mi lascia pensare che alcune cose magari le hanno lette da qualche parte, magari le hanno dette precise, ma gli errori sono troppi. Poi io, come tutti quanti voi, magari qualche volta seguo Quarto Grado, ho notato che in questa trasmissione si dicono cose su questo caso che, altro che innocentisti, che noi qua siamo innocentisti, lì sono veramente colpevolisti qua, e solo Abate riesce a dire la sua. Ma si è parlato anche dello scontrino, lo scontrino, ma possibile mai che queste persone vogliono crearsi un alibi nel caso fossero colpevoli e raccolgono lo scontrino dentro alla pattumiera? Si è detto questo, si è detto che quello scontrino è stato magari raccolto in qualche pattumiera e presentato come alibi. Ma scusate, cosa costava loro entrare al McDonald's, fare un'ordinazione e poi conservare lo scontrino? Eppure si è detto anche questo, si è detto che quello scontrino è anomalo perché contiene il pasto per una sola persona. Per cui possibile che Rosa non ha cenato, ma Rosa, il McDonald's non piaceva neanche a Rosa, evidentemente è entrata per accontentare Olindo, che magari era affamato, e hanno consumato un menù così, e poi hanno conservato, anche senza volerlo, hanno conservato questo scontrino e l'hanno usato come alibi. Ma come si può dire che l'hanno raccolto dalla pattumiera? Io proprio sento cose proprio incredibili in giro, e per cui questo è il fatto. Do di nuovo il microfono a Franca, se vuole aggiungere qualche altro particolare che magari ci può far dibattere seriamente su questo caso. Beh, su altre cose che hanno dimenticato, per esempio, entrambi non hanno detto con precisione a che ora hanno staccato il contatore. Esatto, questo lo dico. Risulta alle 17.30, però loro all'inizio dicono alle 19.45, alle 20, non si sa, eppure il dato è tecnico, è preciso, alle 17.30 giù di lì viene staccato questo contatore proprio per creare già l'attacco, già era in fase di progettazione. Questa è una strage ovviamente studiata, è studiata da professionisti. Perché io vi ricordo pure come sono stati, scusate la crudezza, come sono stati sgozzate queste persone, non dimentichiamolo, con una sicurezza chirurgica, insomma, avevano queste capacità. È vero che i coniugi avevano avuto seri problemi con Raffaella Castagna e Marzouk, e il marito, però è anche vero che Rosa più volte le ha prese. Cioè, non era una donna che era in grado di picchiare una come Raffaella Castagna. Cioè, molte volte le ha prese, le ha subite, lo ha detto anche Olindo. Cioè, era una donna piccolina, questo non significa, però
non era poi in grado di, secondo me, non era in grado di svolgere quelle cose, quell'attacco. Anche sul piano criminologico bisogna approfondire questo. È un attacco quasi con una strategia veramente da professionisti. Non dimentichiamo poi la dinamica, come ha detto Max, sicuramente i colpevoli erano su nell'appartamento di Valeria Cherubini, sicuramente non poteva non essere così. C'è l'attacco mortale, il colpo di grazia è stato dato nell'appartamento, quindi tecnicamente non potevano poi scendere per le scale, perché già c'erano i soccorritori, c'erano i vigili del fuoco, l'avrebbero visti, quindi sono stati poi, hanno fatto un percorso alternativo, sono fuggiti poi dall'altra parte e devono sicuramente essere delle persone molto abili, perché poi si sono calati giù, sono scappati, ci sono dei testimoni che non sono stati ascoltati, anche questo bisognerà che sia valutato questa cosa qui. Qualche cosa di nuovo c'è, perché altrimenti avrebbero subito respinto questa richiesta. A te di nuovo, Max, se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, volevo aggiungere due cose. Uno, per quanto riguarda ancora le confessioni, è sempre dal punto di vista psicologico, quindi neuroscienze. Nelle confessioni mancano del tutto degli indicatori di ricordi sensoriali e percettivi che caratterizzano la narrazione genuina, spontanea, no? Questo è dimostrato dall'analisi effettuata tramite la Flashbulb Memory Checklist, che evidenzia la mancanza di caratteristiche tipiche del ricordo fotografico, cioè se uno sgozza un bambino e ripercorre quel ricordo, a meno che non sia un assassino professionista che gestisce le emozioni, cioè un po' di emozione ti viene nel raccontare o ti tradisci in qualche modo. In questo caso evidenzia la mancanza di caratteristiche tipiche del ricordo fotografico di entrambi i coniugi, perché raccontano una cosa che non hanno mai visto. Tale dato non è compatibile con un'esperienza dal forte impatto emotivo traumatico qual è la strage. Questo è un pezzo che volevo aggiungere. Per quanto riguarda poi, tornando all'intercettazione, il fatto che l'accusa dice che non hanno mai assolutamente parlato della strage, quindi non provavano emozioni, sentimenti su quello che avevano fatto, ed era anche un modo per evitare che le intercettazioni facessero capire che erano stati loro. Quindi, in merito a queste intercettazioni ambientali all'interno della loro abitazione in auto, sono questi ulteriori elementi nuovi che confermano il mancato coinvolgimento dei coniugi, i quali parlarono e come della strage, a differenza di quanto sostenuto. Rosa Bazzi e Olindo Romano si interrogano più volte su chi possa essere l'autore, commentano le notizie sui giornali e in TV, e quando vengono a sapere che Frigerio è sopravvissuto si augurano addirittura che si riprenda presto e sperano che l'uomo possa collaborare ed identificare i responsabili. Adesso è vero. Queste sono intercettazioni. Sì. Sono riapparse, mai trovate, sono riapparse un po' come l'audio di quarto grado, no? Che adesso questo audio dice che lui ha detto Olindo, vabbè, mi è venuto fuori adesso. In 17 anni mai venuto fuori, adesso dopo 17 anni viene fuori. Però può essere, come mancavano questi audio. Mai in questa intercettazione ambientale è emersa seppur una minima indicazione di colpevolezza. Al contrario, vi sono molteplici passaggi nella libera conversazione che chiaramente indicano la loro estraneità all'eccidio. Questi sono dati oggettivi, sono nuove prove. Sono le nuove prove che la difesa vuole portare a processo. Poi volevo... vediamo se riesco a trovare un passaggio importante
sul discorso. Intanto ti lascio di nuovo la parola, Giuseppe, devo trovare un passaggio importante sul... Sì, ma vai tranquillo. Certo, certo. E io voglio proprio evidenziare il fattore della confessione, cioè della testimonianza, più che confessione, del signor Mario Frigerio. Io credo che sia anche una valutazione logica, perché è impossibile che il 16, mi sembra che si dice che il 16 è venuta fuori questa parola Olindo, ma è molto semplice. Nella stanza erano presenti 5 persone tra inquirenti, magistrati, e tutto, cioè possibile che queste 5 persone nessuno ha verbalizzato una cosa del genere? Cioè avrebbe detto ho visto Lindo, è stato Lindo, e nessuno, lasciamo stare il registratore che non funzionava bene, l'audio non si sente, ma erano presenti 5 persone, una cosa così eclatante, è possibile che nessuno l'ha evidenziata quel giorno? È stato Lindo, visto Lindo, quando Lindo non era proprio, diciamo, quasi sospettato ancora, eppure il 16, mi pare che si dice che è stato il 16, quell'intercettazione, quella registrazione, dice Olindo, è la logica che lo esclude. Poi voglio anche ricordare che in fase processuale quella parola che è stata un pochettino accelerata, manipolata digitalmente, comunque non è passata quella parola in processo, quindi quella prova al processo non è stata giudicata ammissibile, cioè quella parola Olindo processualmente non è stata mai detta. Adesso ci saltano fuori dei periti, e io ho visto quarto grado, ma questo perito, vabbè, per carità, del tutto credibile, ha fatto il suo lavoro, ma se proprio si vuole ritrattare questa registrazione, bisogna farla anche con un perito, diciamo così, super partes, che vede bene tutto e esamina bene tutto, perché comunque la logica, secondo me, lo esclude questo. Il 26 mi sembra che incomincia sotto l'insistenza del maresciallo Gallorini. Io vi ricordo che più volte, 9-10 volte, incomincia a dire Olindo, potrebbe essere Olindo, e Olindo qua e Olindo là, e lui incomincia a dire Ottolino, Odolindo, cioè neanche se lo ricorda sto nome, e poi, ma molto dopo fa il nome. Questo secondo me è la logica, che è impossibile che l'abbia detto il 16, sarebbe risultato da qualche carta, da qualche verbale. Da qualche... Anche qui c'è un, diciamo, un dato scientifico, neuroscientifico, del fatto che non si può passare dal volto ignoto a volto noto, a meno che non ci siano delle suggestioni. È vero. E poi, vabbè, ovviamente lui era venuto fuori da una situazione molto molto grave, monossido di carbonio, cerebrolesioni. Vi volevo però volevo soffermarmi un attimo sulla morte della signora Cherubini, perché è stato detto che praticamente lei in prima istanza, ed è una cosa che hanno portato avanti praticamente sempre, ed ci sono delle prove, dopo comunque l'autopsia, il medico legale, eccetera, eccetera, che la signora Cherubini era morta di, non uccisa dalle coltellate dallo sfondamento del cranio, ma era stata uccisa dal monossido di carbonio, esattamente come il suo cagnolino, no? Che è stato trovato nel salotto, e lei è morta per l'inalazione di monossido di carbonio. Adesso vi leggo questa cosa che è estremamente interessante, perché fa parte del pacchetto, no? Difensivo. Una parte incontrovertibile e falsa delle confessioni è il racconto di Olindo e Rosa circa la dinamica dell'omicidio di Valeria Cherubini. E cioè, secondo la versione fornita dai coniugi, la Cherubini sarebbe stata aggredita solo sul pianerottolo. E quindi Olindo e Rosa dichiarano infatti di non essere mai saliti al piano superiore, nonostante le incalzanti domande sul punto da parte degli interroganti, in quanto il 10 gennaio gli inquirenti avevano evidenze probatorie che indicavano che la seconda parte dell'aggressione alla Cherubini era avvenuta nella sua mansarda. Okay? Successivamente, a seguito di una seconda relazione medico-legale,
L'accusa, secondo questa relazione medico-legale, sostenne il contrario, ovvero che la Cherubini non fu aggredita nella sua mansarda, ma vi sarebbe andata solo a morire. Luogo dove è stato trovato peraltro il corpo, la famosa tenda che poi è stata bruciata, eccetera, eccetera. No? Quindi questo risulta impossibile perché, in quanto la vittima avrebbe ricevuto una coltellata che aveva provocato una eruzione allo psoas, quindi a un adduttore, no? Siamo qua, scusate. Ok, un muscolo che se leso impedisce di fatto a una persona la salita delle scale, ok? Quindi non poteva salire scale. La Cherubini aveva riportato inoltre lesioni craniche tali da provocare una grave lesione encefalica. Questi due elementi sotto il profilo neurologico rendono impossibile la salita di due rampe di scale. Allo stesso modo era impossibile che la donna fosse in grado di gridare aiuto aiuto dopo aver ricevuto le ferite al capo e la profonda ferita alla gola che le trapassò fino a recidere la lingua. Di conseguenza la fase finale dell'aggressione è indiscutibilmente avvenuta nella mansarda dei coniugi Frigerio, smettendo dunque le dichiarazioni confessorie dei coniugi Romano che hanno detto che l'hanno aggredita sul pianerottolo. Ok? Quindi di fatto lei è stata ferita lì, è andata in cima, gli aggressori sono, dal mio punto di vista volete sapere come la penso io, che è stata l'ultima vittima della strage e poi da quel terrazzino sono scappati. Sì. Giuseppe, io ammuto lo teo io, scusami perché c'era il riverbero con il tuo microfono, quindi quando parlava Massimiliano faceva il riverbero. No, no, non ti preoccupare, tutto a posto. Okay. Non ho tolto per farti parlare. Ma infatti ho visto io il simbolino che era così, non mi rendevo conto. No, comunque, comunque figurati che anche su questo fatto dell'aiuto, della parola aiuto, a quarto grado un esperto disse sì, ma la parola aiuto, e adesso faccio io l'avvocato del diavolo, la parola aiuto non serve articolarla con la lingua, per cui è possibile che anche con quella lesione poteva chiedere aiuto. Tu pensa un po' dove si arriva. Max, la parola aiuto non ha bisogno di articolare con la lingua, cioè, pensa un po', cioè, comunque sta di fatto, io sono d'accordissimo che quelle lesioni non permettevano la salita delle rampe di scala, ma soprattutto anche la perdita ematica del sangue è veramente limitata a poche gocce. Com'è possibile che sulle scale ci sono 3-4 gocce di sangue e poi nell'appartamento c'è veramente il mattatoio, cioè è impossibile con quelle ferite percorrere quella rampa di scale senza lasciare macchie importanti di sangue. Anche questo è un particolare da non trascurare, ci sono 4-5 goccioline di sangue sulle scale, ma scherziamo, anche su questo non me lo spiego, gli aggressori sono andati a casa. La tenda poteva essere un ottimo reperto da esaminare, purtroppo non lo possiamo fare più. Dimmi Angelo, vai Angelo. Allora, c'è una considerazione di una nostra ascoltatrice, spettatrice, di una nostra amica, diciamo, che si chiama Serena Ciccioni, che saluto, che ha fatto una considerazione secondo me bellissima e dice: non comprendo perché in questi ultimi mesi si stanno riaprendo tra virgolette case arrivate al terzo grado di giudizio, ed è vero, mentre nei casi recenti non riesco neanche a trovare gli indagati. Cioè è vero, perché, che poi non è una considerazione, è una domanda che poi lei fa a noi. Questo me lo sono chiesto anch'io, cioè ultimamente si riaprono vecchi casi e quelli nuovi non si riesce a trovare, non si riesce a trovare il colpevole, oppure qualcuno indagato, vedi Lilli, vedi la Paganelli, la Di Massa, se eventualmente allora Giuseppe mi mangerà su questa cosa, ma insomma, se è stato ammazzato o meno. Quindi è vero, ultimamente non si trova mai indagati, però si riaprono i vecchi casi. È una bella considerazione, volevo dire questo. Ma comunque avere dei dubbi è sempre buono, perché stiamo parlando della vita delle persone, quindi un ergastolo si deve essere ben certi che sia meritato, insomma, e che siano loro i responsabili.
Su questo credo che siamo d'accordo tutti, quindi ben venga anche la revisione dei processi se è il caso, insomma. Sì, sì, d'altronde la revisione può essere chiesta, ripeto, è un mezzo straordinario, può essere richiesta anche addirittura dopo la morte del condannato, può essere richiesta dopo aver espiato la pena. Cioè non è che non puoi, anche i mostri di Ponticelli, io non so se lo faranno, però loro si reputano innocenti anche dopo aver espiato la pena, e lì anche lì vabbè si tratta di un altro caso, ma ce ne sarebbe da discutere. Quindi la revisione si può chiedere in qualsiasi momento, dopo il terzo grado di giudizio si può chiedere in qualsiasi momento, quindi però bisogna avere la novità, la nuova prova oppure una tecnica che è nata per esaminare magari qualche reperto, magari sai la tecnologia fa passi da giganti e quindi potrebbe trattarsi anche di questa novità, ad esempio. Ecco. Vorrei dire una cosa. Allora, stasera mi va via la voce, vabbè. Allora, c'è Laura Ferrini che dice Olindo ha confessato, Frigerio ha detto eccetera eccetera. Noi non stiamo dicendo che non è così, che le cose non siano andate così. Stiamo mettendo, se loro stanno mettendo in dubbio alcune lacune scientifiche che sono state riscontrate durante gli interrogatori. Quindi Laura, cortesemente, siamo totalmente d'accordo con te, però bisogna devi ammutolire il microfono, Giuseppe, quando parlo, perché sennò poi, ecco un attimino, ecco, non si sente più il... Cioè, riesci? Ok, grazie, ora non si sente più il riverbero. Quindi devi stare anche a ascoltare quello che ti viene detto. Noi non stiamo dicendo di avere ragione, stiamo solo mettendo in risalto alcune incongruenze che secondo noi sono state. Se non ci sono state, ti prego, o vieni in trasmissione o lo scrivi in chat e dici anche Gullotta aveva confessato e dopo 20 anni si viene a sapere che è stato pestato a sangue. Ecco, allora di cosa stiamo parlando? Siete d'accordo, no, con me? Spero. Vai, Mac. Allora, torniamo sulle tre prove. Allora, abbiamo parlato delle confessioni che, visti dei dati scientifici fatti su un gruppo di persone, quindi su quando si fanno gli esperimenti, no? Scientifici, poi soprattutto in campo delle neuroscienze, in campo psicologico, si testano un gruppo di persone e si va a valutare quel gruppo di persone, come nel caso, dicevo, delle confessioni spontanee di persone innocenti, su quel gruppo di 375 persone, il 25% poi risultato veramente innocente. Quindi sono esperimenti che si fanno, no? E quindi abbiamo visto... Così, a livello scientifico, perché è possibile, non sto dicendo che è assolutamente così, ci sono dei dati scientifici che riguardano sia il lato cognitivo che il lato della personalità di queste due persone, che potrebbero portare a pensare ci potrebbe essere un'alta percentuale che le loro confessioni siano false. Siccome non mi risulta che siano state certificate come vere, sono state prese per quelle che erano, con tutte le incongruenze del caso, con le centinaia di errori, con le non sovrapposizioni, sia tra le due confessioni che le confessioni singole fatte, come dire, a distanza di tempo dalla stessa persona, addirittura la prima confessione era totalmente diversa dalla seconda. Mettendo insieme tutti questi elementi si potrebbe arrivare a pensare che in effetti queste due confessioni potrebbero essere false. Quindi questa potrebbe essere già una prova che fa un po' acqua, come fa un po' acqua la famosa macchia di sangue, che via le confessioni, via Mario Frigerio, solo quella macchia di sangue lì non li poteva portare all'ergastolo. Ok? Quindi mettiamo da parte la macchia di sangue, che anche lì
ci sarebbe una storia da fare su quella macchina di sangue. Poi alla fine la macchina di sangue è una traccia genetica, non è una traccia genetica, è luminol, non è stato fatto dai RIS, ma è da un carabiniere inesperto. Già solo su una cosa che non vediamo, nessuno vede perché è stata fatta una fotografia alla luce del giorno e vediamo solo la fotografia con un cerchio fatto con un pennarello, vabbè. Poi è stata esaminata, ok, d'accordo, quindi che corrispondeva comunque sicuramente alla signora Cherubini, ma lì poteva essere continua contaminazione, ma di fatto poi anche il brigadiere l'ha detto lui stesso, no? Anche perché quando per fare le fotografie all'interno della macchina si mette il piede, ha messo probabilmente il piede sul battitacco, si è infilato dentro la macchina, ha fatto scattato le fotografie, probabilmente lì può esserci stata contaminazione, ma fa niente. Facciamo finta che quella lì è l'unica prova che c'era. Anche quella lì non poteva portare all'ergastolo i due coniugi perché era molto debole come prova, molto debole. Abbiamo visto le confessioni che potrebbero avere dei lati molto, molto deboli come diciamo, come prova, perché hanno potenzialmente in sé degli errori importanti partendo dalle due personalità dei due coniugi fino ad arrivare alla descrizione. Abbiamo visto anche il discorso della scarsa emotività, quindi la non, come dire, il richiamo della memoria fotografica che non c'era, perché se tu non vivi un fatto, lo fotografi, non puoi inserirla nella tua memoria fotografica e quindi quando rivivi il ricordo non hai emozione, a quantomeno rispondente al direttamente proporzionale a quel fatto che poteva suscitare un'emozione molto forte, come lo sgozzamento di una persona, ok? Boh. Ma adesso arriviamo al frigelio, al netto di quell'audio che è venuto fuori adesso. Se avete pazienza 5 minuti, ripercorriamo un attimo il fatto perché anche qui è stato ammesso come testimone, va bene, ha detto che era Olindo, va bene, va tutto bene, però anche la sua testimonianza dal punto di vista neuroscientifico fa acqua da tutte le parti, fa acqua da tutte le parti, ok? Quindi, allora, bisogna ricordare che comunque Frigerio ha fatto le dichiarazioni, quelle importanti, quando c'è stato il picco, diciamo, della lesione derivata dal monossido di carbonio, perché i primi giorni era molto più lucido, ok? Infatti, nei primi giorni, quando era lucido, non ha mai parlato di Olindo. Ha sempre detto che la persona corpulenta, scura, non era di qua, non era di qua, non era dei nostri, perché in dialetto comasco, no? Quando si dice non è dei nostri, no? Non è di noi, si dice, non è di noi, non è delle nostre parti. E quindi lui, i primi giorni, quando era molto, molto più lucido, praticamente non ha mai detto il nome di lui. Quindi, Mario Frigerio ha reso le sue dichiarazioni dopo l'insorgenza di importanti cerebrolesioni causate dall'intossicazione di monossido di carbonio. Quello che si sa di per certo che i deficit psichici erano di gravità tale da fargli ottenere l'invalidità psicofisica al 100% dopo pochi mesi dalle dimissioni. Capito? Lui ha ottenuto l'invalidità del 100% psicofisica dopo pochi mesi dalle sue dimissioni dall'ospedale. Ok? Non fisica, anche psicofisica. Le lesioni focali cerebrali, in particolar modo l'intossicazione dal monossido di carbonio, hanno determinato il decadimento di funzioni cognitive importanti, come alterazioni della memoria, della capacità di ricordare, della capacità di orientamento. Importante da sottolineare che i dati ricavabili da intercettazioni ambientali nella stanza d'ospedale dimostrano che l'assetto cognitivo di Frigerio non era compromesso nell'immediatezza della strage, ma peggiorò con il passare del tempo. Sono dati oggettivi, non sono invenzioni.
Nel periodo delle dichiarazioni in fase investigativa, i deficit cognitivi si sono manifestati con la comparsa di un'amnesia anterograda, di un disorientamento temporale e confabulazioni. La presenza di amnesia anterograda, in particolare, impedisce all'amnesico di rendere testimonianza, capacità che richiede di saper ricordare in modo accurato ciò che è stato in precedenza percepito. Ok? Quindi a partire dal 20 dicembre 2006, per le successive rievocazioni degli eventi, sono state adottate con Mario Figino tecniche di intervista che oggi sappiamo essere censurate per l'esame di un testimone vulnerabile, in quanto idonee ad alterare il ricordo in conflitto con le best practice internazionalmente riconosciute. Le domande suggestive producono infatti falsi ricordi, parliamo in generale, e questi falsi ricordi aumentano molto nel testimone vulnerabile, ovviamente. Come per esempio nel neuroleso della tipologia di Frigerio. Abbiamo contato complessivamente oltre 300 domande sconsigliate dalle linee guida, perché fuorvianti, esempio domande suggestive e domande ripetute. Domande suggestive e domande ripetute. Delle tecniche di vendita o per far entrare nella mente di una persona, avete presente quando Sgarbi continua a dire capra, 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 capra? Quella è una tecnica comunicativa per far abbassare, no, la guardia all'avversario. Quindi rende debole, no, la mente dell'altro, diventa più psicolabile se continui a ripetere sempre le stesse cose. L'idoneità di Mario Frigerio a rendere la testimonianza va dunque rivalutata anche sotto il profilo dell'impatto delle domande suggestive su un test cerebroleso. Quindi la progressione però del ricordo di Mario Frigerio, che passa da un volto sconosciuto, come dicevo prima, a un soggetto conosciuto, percepito nel suo contesto appropriato, è un fenomeno scientificamente impossibile. È scientificamente impossibile. Oggi sappiamo che non esiste scientificamente parlando il fenomeno di disvelamento progressivo chiamato in causa delle sentenze. Le sentenze dicono che man mano che il signor Frigerio stava meglio, ha iniziato a ricordare meglio. Non è così. Non è così. È banale? Sembra banale, ma non è così. Per spiegare il viraggio dall'originario volto sconosciuto a un volto altamente familiare come quello di Olindo Romano, che non si ricordava neanche come si chiamava, Ottolino, Ottolindo, era molto conosciuto, si crociavano quasi mai. Non esiste infatti la possibilità di sopprimere volontariamente il riconoscimento automatico di un volto familiare. La prima descrizione dell'aggressore corrisponde inoltre allo stile descrittivo della faccia sconosciuta. Dettagli periferici del volto, quali per esempio i capelli, ne aveva tanti, dice lui, attivando un processo psichico automatico e non controllato volontariamente. L'unica dichiarazione che dal punto di vista scientifico è da considerarsi accurata, perché è senza domande suggestive, è la prima del 15 dicembre 2006, durante la quale Frigerio afferma di essere stato aggredito da una persona a lui sconosciuta. La progressione delle dichiarazioni successive mostra chiaramente come si sia modificato l'originario ricordo di Frigerio, cioè della persona che non conosceva, si è modificato, perché la memoria fa una cosa che è simile a quello che fa il cervello. Ci sono delle parti del cervello che quando vengono lesionate, altre parti del cervello assumono le caratteristiche di quella parte del cervello che non funziona più. Cioè, quindi prendono, come dire, le funzioni che si assumono, si mettono sulle spalle, diciamo così, le funzioni della parte del cervello che non funziona più. Si chiama vicarianza, in gergo, ok, scientifico. E la memoria fa lo stesso. Quando la memoria parte da un ricordo molto offuscato, se interventi esterni continuano a rinforzare quel ricordo prima o poi diventa nitido, ma non è il ricordo originario, è un ricordo edulcorato, è un ricordo costruito, ok? E questa è memoria, è scienza, non è... allora... Quindi le domande suggestive hanno impattato non solo sulla modifica del riconoscimento e delle caratteristiche fisiche della persona, ma hanno interessato anche molti temi relativi a quanto accaduto la sera dell'11 dicembre. E poi, niente.
La falsa memoria che vede Olindo Romano quale aggressore si rileva pienamente durante l'udienza dibattimentale del 26 febbraio 2008, nel corso della quale è evidente la mancanza di ricordi nel testimone in riferimento alle audizioni del 15 e del 20 dicembre. Evidente è anche la produzione di confabulazioni, conseguenza delle domande suggestive attuate su un test cognitivamente compromesso. In questa data, cioè il 26 febbraio 2008, è evidente anche l'avvenuto consolidamento della falsa memoria. Si ricorda a questo proposito che la letteratura scientifica ad oggi consolidata in materia stabilisce che la falsa memoria è soggettivamente indistinguibile da una memoria genuina. Ok. Diciamo che abbiamo detto abbastanza. Passo la parola o Angelo o Giuseppe. Ma senti, allora qui ci sono un sacco di persone che non sono d'accordo, tra cui... Ma assolutamente, certo. Sì, no, tra cui due o tre in particolare, una l'ho dovuta momentaneamente bannare, ma tanto tornerà, non vi preoccupate. E mi dispiace perché ho bannato anche uno, ma non l'ho fatto apposta, ho sbagliato utente, quindi chiedo perdono alla persona che il blocco dovrebbe durare circa 2 ore, poi potrà tornare insieme a noi. Enza, lo sai che quando mi c'è le scatole, mi c'è le scatole. Cioè, non mi piacciono le persone che non utilizzano la materia grigia. Quando c'è qualcuno che magari dà un'opinione diversa dalla vostra, perché, ripeto, ribadisco, trattasi di opinioni, quelle di Massimiliano, essendo psicologo, non sono delle vere e proprie opinioni, ma sono dei dati scientifici che ha ricercato in alcuni blog, su alcuni libri e su alcune ricerche che lui ha fatto personalmente. Quindi le potete assolutamente controbattere, ma controbattetele con evidenze scientifiche e non con le chiacchiere, come si usa fare ultimamente in diversi casi, e non faccio nomi. Bene, e ragazzi, siamo all'ultima battuta, che mancano 20 minuti. Allora, c'è una domanda per Massimiliano. Allora, mancano circa 20 minuti, quindi alle 11:30 stacchiamo, perché io sono anche un po' cotto, una certa, come si suol dire. Sì, però devo alzare anche abbastanza presto. Domanda: signor Maresca, crede che questa letteratura scientifica possa entrare nel processo? Te la fa te e te la rimando. Io credo proprio di sì, perché comunque il fatto che il signor Frigerio sia stato portato come testimone e sia praticamente, credo che sia più delle confessioni di Olindo e Rosa, quindi quando si in un delitto, comunque in un fatto criminoso, sia un testimone oculare, se è attendibile, è sicuramente la prova più importante. Però attenzione, il testimone oculare in tutto il mondo è analizzato attentamente da chi lo deve portare, come dire, come prova, perché non sempre il testimone oculare riporta i fatti esattamente come sono andati, ma perché l'ho detto, no? Per una serie di motivi, sia per questioni psicofisiche, sia per questioni emotive, sia addirittura ci sono anche le questioni visive, da che punto sei sulla scena del crimine, cosa stai vedendo, cosa c'è tra te e l'assassino. Addirittura vi faccio un esempio. C'è un effetto che si chiama weapon effect. Facciamo un esempio: in caso di rapina c'è il rapinatore, magari col cappuccio e magari è comunque molto scoperto, che vuole rapinarvi e vi punta una pistola. L'effetto weapon effect vi fa scordare completamente il volto del malvivente, perché la vostra attenzione è focalizzata sull'arma. Quindi nel momento in cui vi chiedono di fare un identikit, o giocate di fantasia, non ve lo ricorderete mai, perché è un effetto proprio che crea la memoria, e soprattutto la memoria fotografica in questo caso, che vi fa lavorare di fantasia. La memoria, se non ricorda bene, lavora di fantasia, perché tenete presente che poi c'è anche una cosa
che si chiama sudditanza, no? Nei confronti di chi ti sta facendo l'interrogatorio, e avviene l'effetto di acquiescenza, ok? L'effetto di acquiescenza è rispondere in base a ciò che vogliono sentirsi dire chi ti ha fatto la domanda, ok? E lo fai per questioni, come dire, di sudditanza nei confronti dell'autorità, del potere, ok? Ma è una cosa automatica, non lo fai perché gli devi far piacere, lo fai perché viene automatico. Quindi anche il ricostruire un fatto o un volto, in questo caso qui ci sono anche dei, come dire, degli effetti un pochino più profondi della sola emotività, no? Quindi emotività che ti fa scordare il volto dell'assassino piuttosto che del malvivente, perché sei concentrato sull'arma che ti sta puntando. Ecco perché si chiama weapon effect. Ma in questo caso è ancora peggio, perché è stato malmenato, ha respirato monossido di carbonio, aveva comunque delle lesioni cerebrali, è stato dichiarato invalido in maniera psicofisica al 100%, quindi non stiamo sindacando se effettivamente lui ha visto Olindo o no. Scientificamente lo sto sindacando, perché è così. Ma lasciamo da parte un attimo la parte scientifica, guardiamo anche la parte, come dire, giudiziaria. Un giudice che è di fronte, ovviamente i giudici si rifanno alle relazioni dei periti, attenzione, se il perito gli dice che il testimone è attendibile, il giudice non ne ha colpe, dice il testimone è attendibile, c'è agli atti una relazione da parte di un perito iscritto regolarmente all'albo dei periti del tribunale, che ha fatto una relazione che ha detto al giudice che il testimone è attendibile. È quella relazione che bisognerebbe leggere, le motivazioni, perché probabilmente, sicuramente persone molto più esperte di me, criminologi che hanno affrontato il caso, sicuramente quella relazione l'hanno letta, e lì c'è scritto il perché. Bisognerebbe chiedere il perché ai periti, secondo loro scientificamente era attendibile, perché qui risulta totalmente al contrario, non poteva essere attendibile. Attenzione, guardate che negli Stati Uniti i testimoni oculari sono presi con le pinze, I testimoni oculari negli Stati Uniti sono presi con le pinze, quasi mai vengono ammessi i testimoni oculari, a meno che non ci sia una, come dire, una situazione chiara, limpida, cristallina, che era in una posizione incontrovertibile, che era lì e non si poteva far suggestionare per una serie di motivi. Si fanno anche dei test psicologici per vedere l'attendibilità della persona, e poi il giudice decide se accoglierlo o meno. Ma qui è stato accolto a prescindere, senza pensare al fatto che comunque una persona che aveva avuto delle violenze fisiche, delle violenze emotive, gli era appena morta la moglie, il monossido di carbonio, era stato pestato, cioè, attenzione, perché finiscono in galera le persone con prove così. E quindi lui poteva essere una prova attendibile. Io ho dei dubbi, scusate, ma io ho dei dubbi. Bene. Ultime battute per Giuseppe, ti riattivo il microfono. Ok, sinceramente molto convincente l'analisi di Max, i ricordi vanno a decadere col tempo, non si possono recuperare i dettagli di una situazione, va a decadere e tendenzialmente anche una persona sana, con tutte le capacità in pieno regime, tende a dimenticare i dettagli. Ecco perché il testimone deve essere ascoltato quanto prima. In questo caso abbiamo delle complicazioni, abbiamo una persona che ha subito appunto uno stress psicologico, fisico, e non è del tutto in sé, tant'è vero che anche nel letto dell'ospedale gli fanno una breve analisi, non riesce neanche a fare 100-7 il signor Frigerio, ecco, per cui ha dei seri problemi logici, cognitivi. E io sono d'accordo con Max che la testimonianza di Frigerio
è attendibile il giorno 15. È vero questa cosa, perché l'effetto del monossido, del veleno, non è ancora all'apice, quindi lui ha un ricordo piuttosto fedele e dice che è una persona robusta più alta di lui. A me risulta che Olindo è più basso di Frigerio. Poi dice che è una persona non del posto, non italiano, scuro. Qualcuno dice era scuro perché la cenere ha fatto effetto sulla pelle, ma dice che non è del posto, dice che non era dei nostri. Quindi quella è la testimonianza che bisogna prendere in considerazione, perché è fresca e perché non ha ancora l'effetto devastante il veleno sul cervello di Frigerio. Quindi dopo la memoria diventa come una massa di pongo. I fattori esterni possono riuscire a modellare questo pongo, e l'effetto è che la persona, il soggetto, dà delle testimonianze che sono, per carità, di buona fede, non sono false, diciamo, non sta dicendo cose false secondo lui, ma vengono condizionati e poi rilasciano delle testimonianze che hanno un effetto devastante. Io credo comunque, anche lì voglio rispondere a quelle persone che hanno fatto un po' di critica, è giusto che ci sia la critica, però io voglio ricordare che noi quattro questa sera non stiamo facendo chiacchiere da bar, questa è una situazione concreta per davvero. Prima magari di questo caso si può devono fare chiacchiere da bar, giornalistici, i giornalisti che facevano le loro analisi, periti che dicevano la loro. Adesso, questa sera, noi stiamo portando delle criticità che verranno portate in revisione. Cioè questo caso adesso è in fase di accertamento per una revisione, e questo è uno step importantissimo. Io all'inizio della trasmissione l'ho detto, è stato giudicato ammissibile questa richiesta, per cui non stiamo facendo chiacchiere da bar questa sera, stiamo mettendo sul tavolo, e in particolare Max sta mettendo sul tavolo delle criticità che verranno presentate in un'aula di tribunale. Quindi questa sera questa trasmissione sta mettendo in evidenza questo, cioè, quindi non è fuffa, sono cose concrete, noi lo stiamo dicendo. Poi magari qualcuno può criticare, ma non puoi dire che verrà chiusa lì sicuramente e che non c'è nessuna speranza, che non c'è niente da trattare perché è quasi tutto sicuro. Lo vedremo il 16 aprile, e io dico e prevedo che la cosa andrà ancora avanti, i giudici vorranno approfondire alcuni aspetti ancora, quindi si porterà ancora avanti al 16 aprile e io ci vedo una luce in lontananza, non so voi, però io ci vedo una possibilità di uscita. Tutto adesso tocca agli avvocati, e ci vogliono anche dei giudici con un po' di coraggio, e il coraggio in questo caso anche il procuratore generale Taffusser ne ha avuta tanto, insomma, ecco. Quindi bisogna valutare bene la cosa, non è tutta fuffa, ecco, cioè sono cose veramente scientificamente provate queste. E ti passo il microfono per la conclusione, Angelo, se vuoi. Bene, sì, sono se Franca o Max non vogliono solo di aggiungere una cosa, ho visto che alcuni utenti lo dicevano, no? Dice però Frigerio poi durante il processo ha riconosciuto in Olindo il responsabile della strage, però in parte è stato risposto, dobbiamo ipotizzare che ormai nella sua mente c'era Olindo come responsabile, quindi senz'altro in buona fede lo riconosce, ma ha un falso ricordo probabilmente. Questo, se ho capito bene il senso dei discorsi che sono stati fatti questa sera, assolutamente sì. È questo, lui è assolutamente convinto che il responsabile sia Olindo, ma probabilmente gli è stato inserito un falso ricordo. Esatto. Sì, ne parlava anche Max l'altra volta, che abbiamo fatto nel caso. Più che inserito, bisogna essere più specifici. Io non ho si è ricostruito un falso ricordo. A furia di quelle 300 domande che sono state fatte, che comunque ormai la linea investigativa era sui coniugi Romano,
ovviamente le domande erano sui coniugi romano e alla fine quel ricordo di quella persona che lui non aveva riconosciuto è diventata una persona che conosceva benissimo. E quindi è la sua memoria che poi si è adattata dall'esterno verso l'interno, si è adattata per dare forma a un ricordo che era per lui molto nebuloso e soprattutto non riconosceva il volto. E da lì il fatto che neuroscientificamente è impossibile passare da un volto che non è noto a un volto che è noto. Bene, allora io direi che possiamo chiuderla qua. Ringrazio tutti, anche quelli che ho bannato e anche quelli che ho bannato involontariamente. Mi dispiace Peppe Mirabella, ti ho bannato per qualche minuto e ti chiedo scusa perché non avevi fatto niente di male. Laura Ferrini in realtà l'ho bannata perché insisteva, non ha voglia a parlare, stiamo riparlando sempre delle solite cose, meno male Scienza che ci difende ogni tanto. Queste voi le dovete prendere come delle trasmissioni con cui ci confrontiamo con voi. Voi non siete d'accordo, benissimo, come ha detto Giuseppe, ci sono delle cose concrete di cui parlare, non è che stiamo parlando per me, come no, tutti allenatori la domenica, stiamo parlando di alcune cose che sono obiettivamente che non tornano, no? Che sono mancate le registrazioni, le intercettazioni, eccetera. Cioè, sì, avete ragione voi, però intercettazioni mancano, perché facciamo una discussione su, giusto Giuseppe, no? Si fa anche questo, sì, no, non hai, ti ho ammutolito perché non... No, no, è giusto quello che dici. Bisognerà poi discuterne il 16 aprile. Qua adesso la difesa ha la parola. Adesso ha parlato l'accusa. È giusto che parla l'accusa. Abbiamo sentito tutta una serie di cose che sinceramente io ho reputato anche un po' così. Vabbè, l'accusa fa il suo lavoro. Adesso deve parlare la difesa però. Altrimenti poi le cose non sono bilanciate. Parlerà la difesa e porterà quei punti che sono stati giudicati ammissibili. Adesso dovrà dimostrare che quelle cose ci sono veramente. Ci sono nuovi testimoni? Sì, sono qua, vogliono parlare. Ci sono delle nuove intercettazioni che non sono state esaminate? Sì, ci sono, ascoltiamole. Ci sono delle contestazioni per quanto riguarda la repertazione della macchia, non è così, c'è questo. Io vi ricordo, l'abbiamo dimenticato, che addirittura si ipotizza, e questo non lo dico io perché non lo direi mai una cosa del genere, ma si ipotizza una frode processuale. Questo è scritto, non lo sto dicendo io. Quindi c'è questa possibilità, parliamone. E quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di cose concrete e quindi non è esatto, è giusto che hai bannato se certe persone se hanno esagerato nella loro critica. La critica ci sta, ma non puoi dire che stiamo dicendo cose che non sono reali, insomma. Sono cose reali e concrete, come hai detto tu Angelo, che ti passo il microfono. No, ma infatti, ma io non ho fatto niente. Allora, intanto ammutolisco te perché sennò sento solo un casino e questo dobbiamo evitarlo nelle prossime volte. E io non accetto che una persona non stia ad ascoltare l'altra, cioè che dia per scontato che c'ha ragione lei in tutti i modi. Io c'ho ragione, ma tanto ragione, qui ho ragione, ma ora, perché mancano le intercettazioni, ma tanto c'ho ragione. Allora, di cosa cappero stiamo parlando? Cioè, ci si confronta, allora io ti dico perché mancano le intercettazioni, c'ho ragione io, va bene, ma dimmi perché. Cioè, non sviare, dimmi perché mancano le registrazioni o perché Rosa ha detto ma perché hai detto che siamo stati noi se non abbiamo fatto niente, era tutto recitato? Queste sono tutte cose che vanno provate, ragazzi, non scherziamo, stiamo parlando della vita di due persone, parliamo anche della vita di quelli che sono morti, attenzione, non mi fraintendete, ma potrebbero e non do per certo, potrebbero esserci in galera due persone che forse non ho fatto niente, forse, vi lascio col dubbio, ma per voi sono colpevoli, beh, la galera per un po' se l'ho trovato, come dice Giuseppe, tra un po', a prescindere, siccome in Italia l'ergastolo c'è solo quello, ce n'è uno, non mi ricordo mai come si chiama, stativo, vero Franca? Ostativo. E se quello, quando ti fai quello alla città, e loro non ce l'hanno, e quindi tra un po' usciranno. Bene, io vi saluto con la tromba con l'imbuto,
saluto tutti i miei ospiti super graditi. Ciao. Siamo tutti tra amici qua, non, noi facciamo finta di essere il nostro televisivo, in realtà siamo tutti a casa nostra, però cerchiamo di darvi delle nozioni concrete, infatti invito persone che ne sanno molto più di me. Max, fra 5 anni ne saprò anch'io quanto te, o se no fra 3 mi firmerai tu le perizie, come abbiamo già stabilito al telefono. Va bene, grazie mille, grazie di cuore a tutti quanti e a voi che siete... Non sparite, vi saluto in privato a voi. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte a tutti. Allora.